Ecco, finalmente ti ho trovato. Allora, per cominciare, raccontaci un po' di te, dell'azienda Idoria. Ciao, io sono Daniele Manini, sono l'enologo e socio in azienda agricola Doria. Azienda agricola Doria è un'azienda storica premiata a Roma tra le 150 aziende più longeve d'Italia per i festeggiamenti di 150 anni dall'Unità d'Italia. È l'azienda più longeva di Lombardia, anno di fondazione 1800. Azienda agricola Doria ha lavorato da sempre sul recupero delle vecchie varietà, tant'è che questa è la vigna di Nebbiolo, finalmente entrata nel patrimonio della qualità dell'Oltrepò Pavese, e abbiamo Nebbiolo GT provincia di Pavia. Doria è stata l'azienda che l'ha recuperato e ha chiesto l'inserimento del vino Nebbiolo nel disciplinare di qualità. Lavoriamo sul recupero del Riesling Renano e abbiamo ottenuto Riesling Riserva come vino bianco di qualità dell'Oltrepò Pavese, quindi la richiesta è una nostra richiesta che la parte storica dell'azienda ha messo in evidenza per il futuro i due grandi vini di qualità per migliorare la percezione dell'Oltrepò Pavese come zona di qualità, inevitabilmente di qualità. L'azienda è di 75 ettari, abbiamo 37 ettari a vigneto e vinifichiamo esclusivamente le nostre uve, non compriamo uva, non compriamo vina e facciamo solo biologico, in chiave salutistica. Un nostro vino è stato pubblicato su una rivista medica americana perché 7 università l'hanno studiato per 3 anni, dimostrando che può avere, anzi che ha attività antibiotica. A dimostrazione del fatto che la gestione dei microbioti del terreno, della fermentazione dell'intestino umano generano nel vino delle potenzialità salutistiche. È la prima volta che si è in maniera conclamata definito il vino come un prodotto, anche se a base alcol, che fa bene alla salute. L'utilizzazione del cemento in realtà è una vecchia tecnica che riprende e rilegge in chiave moderna l'utilizzazione dell'autorevole anfora. Questa è una grande anfora brutta da vedersi, ma assolutamente efficace nella vinificazione. Lo strumento che noi utilizziamo, che è la vinificazione rosso e cemento, rappresenta la parte più importante di collegamento della campagna con l'attività di cantina. Una buona vinificazione in cemento prepara all'80% un buon vino. Quindi la vinificazione come strumento chiave di lettura esclusivo per la qualità del vino finale. Dopo la vinificazione in cemento passiamo alla vinificazione in acciaio, che per noi è assolutamente necessaria per la vinificazione di vini bianchi e rosati, perché usiamo la tecnica della iperossigenazione di mosto. Una volta utilizzata questa tecnica, noi vinifichiamo in acciaio per impedire assolutamente la presenza dell'ossigeno in vinificazione. Il vino rimane sulle fecce totali per lungo periodo e poi viene travasato e rimane sulle fecce vini anche per qualche anno. In questa vasca abbiamo un Riesling Renano del 2018 che verrà imbottigliato proprio ora. Queste sono le nostre vecchie macchine di ammortigliamento, riadattate alle nostre necessità. Per cui le macchine moderne sono più efficaci e più efficienti da un punto di vista di produzione, ma la qualità dell'imbottigliamento viene gestita dall'enologo e quindi viene gestita da me. Cosa significa? Che la macchina deve mettere in bottiglia il vino secondo certe caratteristiche che permettano poi lo stesso di durare nel tempo. Quindi la scelta della bottiglia, la scelta del tappo, le modalità di imbottigliamento sono fondamentali per la qualità del vino dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni di lavoro in cantina. La qualità del vino, come intendiamo noi, si produce in campagna. E la visione che abbiamo, leggendo in biologico e in chiave storica la produzione dell'uva in vigna, nasce dall'utilizzazione delle vacche allevate allo stato brado per la produzione di letame. In realtà non ci dicono com'è possibile fare bio e poi portare letame in campagna, ma noi quel letame lo produciamo in campagna direttamente prima dell'impianto del vigneto. L'obiettivo principale non è dare sostanza organica al terreno to core, è produrre una quantità di batteri, utilizzare il microbiota del terreno quindi per favorire una simbiosi tra terreno e pianta e produrre dell'uva ad alta qualità. Lo stesso microbiota diventerà in qualche modo il lancio del secondo microbiota, che è quello della vasca in fermentazione. Un ml di vino, millilitro cubo di vino, ha 10 milioni di attività, quindi è il secondo microbiota. Il secondo microbiota farà attività sull'uva, quindi produrrà del vino, che servirà a gestire in chiave nutraceutica il terzo microbiota, che è quello dell'intestino. Quindi il nostro lavoro in realtà è gestire questo flusso di produzione tra una massa di batteri e l'altra per ottenere un vino di qualità che faccia bene all'organismo umano.
Daniele, quando parli di vino è incredibile, sembri proprio un'enciclopedia, ma tu sei veramente tutto. Ma come sei arrivato qui nell'Oltrepò? Fammi sapere. Beh, è una bella domanda, particolare perché ha cambiato la mia vita. Una sera Giuseppina Doria, la capa di questa azienda, dico capa perché così la chiamavamo, mi chiama a casa, segnalata da un amico, e mi chiede di venire a fare una prova in Oltrepò Pavese. Io da Viterbo gli dico, beh, l'Oltrepò Pavese va da Milano a Caponordo per me, no? E lei dice, allora mi hanno detto che risponde a vero che lei è un pazzo come mi è stato detto. Dico, allora le faccio una proposta, se vuole venire domani per i prossimi 20 anni in azienda, mi farebbe piacere. Dico, signora, sono le 10 di sera, domani per i prossimi 20 anni mi faccia pensare stanotte. Io la mattina alle 5 la chiamo e gli dico, signora, sono in viaggio. Ma io dicevo per dire, dico io no. In realtà succede questo, che quando la vita ti mette di fronte una stazione, un treno e dei binari, hai due possibilità, prendere il treno o non prenderlo. E io quel giorno, quella sera, ho deciso di prendere un treno. Sono venuto su con l'obiettivo esclusivo di applicare la ISO 9000 e dare un riassetto all'azienda dopo che c'erano stati dei cambiamenti dolorosi in azienda, e alla fine mi sono ritrovato ad affrontare un mondo nuovo, che è quello delle enologie. Io ho fatto la tesi in agraria, quindi sono agronomo, ho un master in valutazione impatto ambientale e uno in gestione, e mi sono accorto che il mondo del vino era un mondo complicato, fatto di storia, che è una delle mie passioni, fatto di tecnica, di dedizione e di interpretazione personale. E mi ha appassionato, per cui ho cominciato a collezionare testi di antiquariato di viticoltura e enologia, arrivo al 1600, e lì ho preso tecniche e modalità e ho utilizzato la cantina come laboratorio per provarli. Mi sono trovato in un mondo completamente nuovo, in un vino che non aveva nulla a che fare con la parte edonistica, ma che si ritrovava ad avere un significato importante nella parte salutistica. Il vino come perno della dieta mediterranea. Questo è il nostro agriturismo, o meglio enoturismo, dove presentiamo al meglio i nostri prodotti. Quindi abbiamo cercato di avere un luogo fatto con i quattro materiali utilizzati da sempre l'uomo, che è il ferro, la pietra, il legno e la terracotta, per ricostruire una vecchia cascina con gli stessi materiali ed avere uno spazio d'accoglienza. In questo modo si spiega che il vino non è semplicemente un bene da bersi per divertimento, ma fa parte del complemento, è complemento della dieta mediterranea insieme all'olio extravergine d'oliva. È un modo per rieducare a poter considerare l'alimentazione non semplicemente un modo per ingerire alimenti e provare soddisfazione, ma un modo per costruire in maniera preventiva un buon organismo. Cioè la salute come prevenzione e non la salute come cura. Quindi questo diventa il momento fulcro finale della buona alimentazione, il vino come complemento. Infatti noi non mettiamo il vino in abbinamento al cibo, ma mettiamo il cibo in abbinamento al vino per rispiegare meglio cosa significa nutrirsi. Olio extravergine oliva e vino come perni della qualità della vita. Se vi è piaciuta la nostra storia e la passione che mettiamo nei nostri vini e per la rappresentazione del nostro lavoro, venite a trovarci e vi ringrazieremo. Grazie.